veicolo dispone di due file di sedili posteriori. Per accedere ai sedili posteriori nella terza fila, tirare questa levetta. Abbassare lo schienale del sedile sulla seduta, quindi sollevare il sedile in posizione verticale. Una volta seduto, abbassare il sedile davanti. Quindi assicurarsi che la cintura di sicurezza sia posizionata correttamente e sollevare lo schienale del sedile, finché non si blocca. I sedili posteriori nella terza fila possono essere ribaltati o rimossi per usufruire di una maggiore capacità del bagagliaio. Quando si ribaltano i sedili, assicurarsi che le cinture di sicurezza siano posizionate correttamente e abbassare i poggiatesta. Dal bagagliaio, sbloccare questi fermi e abbassare gli schienali del sedile unico posteriore sulla seduta del sedile. Tirare queste cinghie e sollevare la seduta del sedile in posizione verticale. I sedili della terza fila possono anche essere rimossi per avere più spazio. Ribaltare prima i sedili della seconda fila, poi quelli della terza. Sbloccare questi fermi per rilasciare il sedile. È ora possibile rimuovere i sedili attraverso le porte laterali. Per riposizionare i sedili della terza fila, sistemare il sedile nei ganci del pianale e bloccarlo con questi fermi. Successivamente, abbassare la seduta del sedile finché non si blocca. Sbloccare i fermi e sollevare gli schienali dei sedili. Per riposizionare i sedili della seconda fila, abbassare la seduta del sedile. Quindi assicurarsi che la cintura di sicurezza sia posizionata correttamente e sollevare lo schienale del sedile, finché non si blocca.